Sono molto contenta della conferma delle tre tappe di Andorra, Nales e La Twil per gli Internazionali Italia dell'anno prossimo. Sono tre gare che ho già corso, tre gare molto belle. La Twil è una new entry da qualche anno e ci sono molto affezionata perché è la gara che organizza Enrico Martello ed è un tracciato molto tecnico. Nales invece è una gara storica e è una gara che anche quella mi piace molto. È stata la mia prima gara, tra virgolette, internazionale che ho fatto. E invece Andorra, anche questa è una gara nata da poco e che organizza Mirko Celestino e anche quello è un bellissimo tracciato. Sicuramente Internazionale d'Italia dà a noi l'opportunità, a noi italiani l'opportunità di confrontarci anche con atleti all'estero, essendo delle gare internazionali, ed è sempre molto bello comunque che ci siano anche un evento con i ragazzi giovani e quindi il connubio tra giovani e elite in queste gare appunto così importanti. Gareggiare in Italia per me è molto emozionante perché sia la mia famiglia, quindi mia mamma e mio papà, che magari qualche amico riesce a seguirmi in modo più semplice e quindi ho molto più tifo, che per me è una cosa fondamentale. La mia gara preferita dell'Internazionale d'Italia è la Twil per la bellezza del percorso e anche lo scenario in cui si corre. Appunto sono molto affezionata a questo posto perché poi ci pratico anche di solito un training camp estivo in altura e quindi è veramente una gara molto bella. Dopo la stagione 2020, una stagione un po' sfortunata per me, guardo al 2021 con molta speranza. Piano piano sto riprendendomi da appunto il problema fisico che ho avuto nel 2020 e sicuramente i sogni appunto rimangono gli stessi, l'Olimpiade e sperare di poter andare anche appunto all'Olimpiade e al campionato del mondo nel 2021 che si terrà in Italia.